credo che per un architetto oggi sia molto importante avere piena consapevolezza dei materiali del progetto, della materiale dell'architettura. Ringrazio Pietra Naturale Autentica per darmi la possibilità di fare un ragionamento sulla, diciamo, importanza del concetto di autenticità nella scelta dei materiali. La storia straordinaria dell'architettura del nostro paese è segnata dall'uso della pietra naturale e naturalmente non posso che non pensare subito a questa grande montagna sacra che è la costruzione del Duomo di Milano, che inizia nel 1300 e inizia con l'uso del marmo di Candoglia che viene dalla Val d'Ossola, dal Lago Maggiore, poi Ticino, arriva sul Naviglio Grande fino a quando viene aperta la darsena del laghetto, dove si scaricano per secoli i pezzi di marmo che costituiranno questa opera incredibile e viva, perché il marmo del Duomo è un marmo che vibra, che riflette le luci, che cambia colore. Ci sono opere in tutto il nostro paese che sono segnate dalla presenza della pietra autentica, della pietra naturale, del Botticino di Brescia, del marmo purissimo di Carrara o della straordinaria varietà delle pietre calcaree pugliesi o del basalto sardo o del granito. Per tornare a Milano, alcune di queste presenze sono state fortissime anche nell'architettura moderna. Ne cito due, certamente l'edificio della Triennale di Milano realizzato da Giovanni Muzio nel 1933, con questo gioco attentissimo tra ancora una volta il Botticino e il marmo legato al mattone, e forse una delle opere più significative degli anni 30, che è la Torre Rasini di Ponti e Lancia, dove ancora una volta si lascia alla qualità, alle striature rose del marmo, la composizione della facciata. Lavoriamo con la natura vivente nelle nostre architetture, ma siamo sempre molto attenti a comporre la natura vivente con materiale autentico, con la pietra naturale. L'abbiamo fatto anche di recente, ma abbiamo anche fatto delle architetture in Sud Italia, per esempio, che riflettono, io credo, l'autenticità dei materiali. Penso soprattutto alla Casa del Mare realizzata 10 anni fa in Sardegna, dove insieme al basalto e al granito sardi avevamo lavorato con una scelta di marmo di Carrara, con, come dire, una grande attenzione per fare le pavimentazioni, ad avere dei pannelli rimovibili, leggerissimi. Oppure mi viene in mente la stazione realizzata 2 anni fa a Matera, dove usando la pietra calcarea siamo riusciti a comporla insieme all'acciaio in un concetto di architettura ipogea che io credo abbia contribuito ad aggiungere, se possibile, qualcosa alla storia dell'architettura moderna di Matera. La scelta di materiali autentici, naturali, di pietre naturali è molto importante, perché rispetto a un succedaneo o a un falso garantiscono una qualità nella capacità di riflettere e assorbire la luce in modo cangiante, assolutamente unico. Natural stone is better. PNA, pietra naturale autentica, the one-off in every project.